Salve, modulo C. Procederemo ora con l'esplorazione rettale e la rimozione di eventuale fecaloma. Avvertiamo sempre la paziente su quello che andremo a fare, tranquillizzandola sulla procedura. Maria, dobbiamo fare un'esplorazione rettale. Mi raccomando, tranquilla, non le faremo male, ma sarà solamente così un po' di fastidio. Vedrà che faremo presto, pochi minuti, ok? Come se la paziente non riesce a posizionarsi da sola, sempre di gomito laterale sinistro, ci faremo aiutare da una collega. Il punto laterale sinistro facendogli flettere le gambe. Il materiale che ci serve sarà un filtrante, salvaletto, un sacchetto per i rifiuti, del lubrificante, due paia di guanti. Indossiamo due paia di guanti, uno sopra l'altro. Posizioniamo il traversino sotto i glutei della paziente. A questo punto ci lubrifichiamo il dito indice. Avvertiamo la paziente e diciamo di fare un profondo respiro. Nel frattempo noi introduciamo l'indice nel retto. Maria, faccio un bel respiro! Bravissima. Una volta arrivati, testiamo che nell'ampolla ci siano delle feci. Normalmente nell'ampolla rettale non dovrebbero essere presenti delle feci. Se noi avvertiamo dei fecalomi, che sono delle feci molto dure, cerchiamo con un movimento del dito a uncino e in rotatorio di estrarre manualmente i fecalomi. Se il cilindro fecale dovesse ostruire e non riuscissimo a toglierlo completamente, possiamo con il dito romperlo ed estrarne i frammenti. A questo punto, se saggiamo col dito che le feci sono più i rimanenti sono piuttosto morbide, possiamo togliere il dito, rimuovere un guanto, posizionare la padella sotto alla paziente. Ecco Maria, provi ad evacuare. La paziente potrebbe evacuare spontaneamente. Nel caso in cui non ci riuscisse, procediamo con il clistere evacuante. Togliamo i guanti, copriamo la paziente, riordiniamo e smaltiamo i rifiuti, registriamo sulla cartella questa procedura.